Bentornati nella mia stanza e oggi faremo un tag, ovvero il nerd tag. Sono una serie di domande a sfondo più o meno nerd, ma cominciamo subito. Prima domanda: Kirk o Picard? Non sono una grandissima appassionata di Star Trek, quindi sorvoliamo. Seconda domanda: guerriero, ladro o mago? Allora, io nelle mie esperienze ho sempre, quasi sempre, scelto il mago. Però poi io sono una di quelle che nelle battaglie si lancia subito sul nemico, quindi guerriero, sempre nella vita. Materia preferita a scuola? Storia dell'arte forse? Storia dell'arte, sì. Storia dell'arte e inglese. Madonna, sono sempre andata molto bene in queste due materie. Quale sarebbe il tuo patronus? Non sono molto fan di Harry Potter, ma penso che il mio patronus sarebbe un drago, sicuramente. Anche se è un attimo inesistente. Però, sì, sarebbe un drago. Supereroe preferito? Direi Iron Man. Sì, Iron Man e Batman. Scelgo sempre i soldi io. Poi, Star Trek o Star Wars? Come ho detto prima, non sono una grande fan di Star Trek, quindi Star Wars lo scelgo a prescindere, però Marvel o DC? Questa penso sia una delle domande esistenziali più difficili di sempre. Parità? Non fatemi scegliere in queste cose. In quale modo ti tieni in forma? Io mi tengo in forma. Non diciamo sciocchezze. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Sinceramente ci sono così tante cose che mi piacerebbe fare che io non ho un lavoro dei miei sogni. Se mi pagassero per guardare film lo farei. Quello sarebbe interessante. Videogame preferito? Ok, altra domanda difficile. Allora, videogame preferito? Dipende, perché comunque ho avuto tanti videogame che mi sono piaciuti. Vediamo, uno vecchio, Final Fantasy 8 sicuramente. So che tutti mi diranno no, ma è meglio il 7, no, ma io ho iniziato con l'8, quindi mi è rimasto nel cuore. Di quelli recenti, Skyrim, The Elder Scrolls, sì, sicuramente. Autore preferito? Non è un autore preferito, sinceramente. A malapena mi ricordo i nomi, i titoli dei manga barra fumetti, quindi non ho un autore preferito. Band indie preferita? Sinceramente non conosco band indie, scusatemi. Qual è la cosa più nerd su te stesso? Non ne ho la minima idea, sinceramente. Non mi viene in mente ora. Magari mi verrà in mente un giorno, forse. Qual è il film più nerd della tua collezione? Dipende. Quale collezione stiamo parlando? Dei film che ho visto o dei film che ho in DVD? Non lo so. Sinceramente non ne ho idea. Ci sono tutti quelli di, diciamo, della Marvel DC, Miyazaki, dipende da cosa si intende per nerd riguardo ai film. Ok, prossima domanda: PlayStation, Xbox o Wii? PlayStation ovviamente. Cioè, non che l'Xbox e la Wii siano delle console inferiori o comunque di basso livello, quando mai, però io sono praticamente nata e cresciuta con la PlayStation fino ad adesso, quindi sempre PlayStation nella mia vita. Prossima domanda: qual è la parola più lunga che conosci?
Dipende. Le mie risposte erano molti dipende. Comunque sì, dipende da che polo la volete. Volete che abbia un senso o meno? Perché senza senso ne conosco parecchio. Beh, tipo supercalifragilistiche spiralidoso, non penso abbia un senso, ma è abbastanza lunga. Quale sarebbe la tua più grande aspirazione nerd? Allora, io penso che sarebbe incontrare Hayao Miyazaki. Sì, incontrare Hayao Miyazaki. E anche Tolkien, se non avesse il deficit che è un tantino morto. Prossima domanda. Qual è il tuo modello di nerd? Non penso di avere un modello di nerd. Non penso proprio. Su quale personaggio immaginario fantasticavi quando eri bambina? Squall, sicuramente Squall. Era innamorata pazza di Squall. Era, non so, aveva quel non so che di fascinoso, che non parlava mai, però era fascinoso. Quindi sì, Squall. Atleti, amici o nemici? Ma non me ne può sbattere di meno, sinceramente, cioè, che problema mi danno gli atleti? Nessuno. Vecchi giochi a bit o quelli moderni con la grafica in 3D? Allora, dipende. Questo è un punto dolente, perché ci sono dei vecchi giochi che, nonostante la grafica fosse quella che era, perché parliamone, era quello che era, avevano una trama davvero bellissima e che ti toccava nel profondo, mentre adesso non sto facendo di tutto un erbo un fascio, però cioè hanno una grafica pazzesca, praticamente gli vedi anche i peli che gli escono dal naso, però poi vai a vedere in fondo e la trama non c'è. Adesso non sto dicendo che tutti i videogames di adesso siano così, però capo d'abbigliamento più nerd che possiedi? Questo qua non si vede perché i capelli, la maglietta di Price the Sun di Dark Souls. Wow. Poi, hai un talento a caso inutile? Che cos'è? Ok, c'era anche in un altro tag che avevo fatto che però non mi era venuto in mente e questa volta me lo ricordo. Il mio talento inutile è che quando vado in fumetteria e apro i manga a caso, completamente a caso, riesco a beccarmi sempre una scena, almeno una, dove c'è una tipa in posizioni compromettenti, tipo a tette fuori o con le chiappe per l'aria. E quindi sì, io ogni volta che apro un manga mi becco la scena così. Leggi il libro prima di andare a vedere il film? No. Allora, se è una cosa programmata, ad esempio so che deve uscire un film, mi leggo prima il libro? No, non lo faccio mai, perché sinceramente l'ultima volta che l'ho fatto avrei voluto strangolare con le mie mani il regista del film, perché ha praticamente stravolto il libro. E quindi no, mi sono anche sgonfiata completamente, ad esempio quando avevo letto un libro, avevo sentito che dovevano fare il film e io, sì, vai, che bellissimo, lo voglio troppo vedere, vado a vederlo, cos'è questo schifo, schifo! Prima vedo il film e poi leggo il libro, se davvero c'è da leggere, perché cioè, non è fattibile prima leggere il libro e poi andare a vedere il film, perché ti viene l'odio proprio verso chi l'ha fatto. Ultima domanda. Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe? Il teletrasporto. Sicuramente è il mio potere. Proprio è il mio potere di sempre, perché è troppo bello avere il teletrasporto, cioè sarebbe una cosa meravigliosa. Bene, il tag è finito. Quindi io taggo tutti voi, o proprio te che stai guardando, ti taggo. Quindi dovrei fare anche tu questo video e mi dovrai rispondere a queste domande che metterò nell'info box se qualcuno le volesse. E se volete potete stalkerarmi su Facebook, Instagram, Google e sul blog. Ho anche un blog. Non mi faccio mancare niente.
e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!